Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video nel mio canale. Quest'oggi è un vlog decisamente diverso perché mi trovo a Roma. Tra l'altro in un hotel veramente incredibile. Volete un piccolo room tour? Facciamolo. Questa è la mia stanza. Bellissima, comodissima, freschissima. E questo sono io, pronto a spiegarvi che cosa ci faccio nella capitale. Mi è stato proposto di doppiare un personaggio in un film che uscirà al cinema. E che fai, te ne privi? Chi mi segue da tanto tempo lo sa già. È sempre stato un mio piccolo sogno quello di poter doppiare almeno una volta, giusto per provare, per divertirmi, e non potevano scegliermi per un film migliore. Ragazzi, la mia infanzia. Doppierò un personaggio delle Tartarughe Ninja, il nuovo film che uscirà al cinema. Fico. Tra l'altro non sono solo, infatti c'è anche un nostro caro amico e collega youtuber che farà un altro personaggio nello stesso film e provate a indovinare il suo nome qua sotto nei commenti. Vi dico soltanto che inizia con la L. Frena la lingua. Adesso però mi devo dare una mossa perché devo andare immediatamente allo studio di doppiaggio e cercherò di fare del mio meglio per non deludervi. Ovviamente quando riconoscerete la mia voce al cinema fatemelo sapere nei commenti. Ma prima di andare allo studio di doppiaggio facciamo un po' di colazione. Colazioni dolci molto italiane e poi ci sono io. E adesso ragazzi è finalmente arrivato il momento di presentarvi la special guest. Ta-da! Ciao, sono la special guest. Il mio sosia praticamente. Ragazzi, siamo qui per fare colazione e tra non molto vi porto. Dove li porto? Tu lo sai? Si può dire, si può dire. Si può Si può dire, dillo tu. In sala doppiaggio. Questo è l'ingresso dello studio di doppiaggio. Come vedete è molto elegante ed estremamente pulito. Addirittura un minimo sassolino sotto la scarpa può creare problemi. E queste invece sono tutte quante le sale di doppiaggio dove si fanno anche altri film e altre serie TV. Qua abbiamo la stanza delle conferenze, tutta in vetro. E adesso vi porto nella vera e propria sala doppiaggio che utilizzeremo noi. Che si trova dietro a questa porta e per aprirla ci servirà una tessera magnetica. Che figata! Entriamo! Guardate il cartonato del film. Wow! Tartarughe Ninja, Caos Mutante, dal 30 agosto al cinema. Non potete perderlo. Era buona, buona, anche la supervisor è entusiasta, vero Rosa? Sì. Verissimo. Il fonico più o meno dice di sì. Bene, chiamiamo l'altro. Alessandro! Ale, tocca a te, forza. Tocca a me? Sì. Ok, sono pronto, sono pronto. Dai. Ce l'ho fatta, tesorino! Ho perfezionato il siero. Il tuo papino è emozionato. I vecchi colleghi della TCRI vogliono usarti come un'arma. Aspetta. Molto più basso, molto più pazzo, psicopatico. Ok. Ce l'ho fatta, il siero. Apri Ok. la gola. Ce l'ho fatta. Non ruttare però. I vecchi colleghi della I vecchi TCR. colleghi della TRC, un po' più di Iago, un po' di Gaia, un Ok. po' di più, la pancia non sentiamo. Recitazione! Ok. I vecchi colleghi della TCRI vogliono usarti come un'arma, ma non devi preoccuparti. Io non lo permetterò, lo giuro. Sembra Lo quasi giuro. un'attore. È il quasi che ti frega. Bene, ok, digli qualcosa. Respira prima, altrimenti ti rovini le corde. Devi Ok. urlare. Respira, allarga la gola. Massimo ha detto che non gli bastava quello che hai fatto fino adesso. Il nostro fonico è esigente, ma è bravo. È giusto, ma severo, ma giusto. Devo urlare? Sì. Ok. Siete pronti? Una scena disperata. Va bene. No! Questo è stipsi, non è un urlo, è proprio stico. Non andava bene Di più, quindi? Non ho sentito nulla. Denunciare, Come? grazie. Di più? Ok. Molto di più, questo non Non ti era nulla. sento. Ok, Non sento la pancia, non sento il dolore, non sento nulla. No! Lo vedi che l'anima ce l'hai? Andava meglio? Io ho bisogno più ancora disperazione, quindi più voce e più lungo questo no. Molto più lungo è no! Io non so più cosa fare. Non, ok. Altrimenti non sei a sync. Mi sciolgo. Devo entrare per scioglierti? Puoi fare anche due salti per prepararti, non Vai. sto scherzando, vai. Pronto? No! Questo Un po' meglio? è molto bello. C'era? Raccogliamo le tonsille dietro il Ligio, grazie. Allora, intanto devi dire de non, tu dici devi, in italiano è devi, Devi. devi preoccuparti. Ok. Meglio. E poi qui non ti sei fermato e quindi non siamo più a sync con lui.
Una pausetta. Pausa. Okay. E quindi poi una bella famiglia. Pausa per noi, ok. Per me è stato un piacere lavorare sia con Lorenzo il canterino che qui con il bisteccone. Wow, ragazzi, ho appena finito ed è stata un'esperienza incredibile. Loro sono dei professionisti pazzeschi. Ha fatto anche molto ridere perché tutti gli errori chiaramente li devono correggere, perché il prodotto finale deve essere perfetto. E ci è voluto anche un bel po'. Infatti siamo stati in sala di doppiaggio all'incirca 6-7 ore. Adesso ci tengo a fare una breve intervista a una persona che avete visto poco fa, ovvero Oreste Baldini, il direttore di doppiaggio di questo progetto, di questo film. Andiamo. Quando e come hai scoperto che volevi fare il doppiatore? Non l'ho affatto scoperto, ci sono cascato dentro. Da bambino ho recitato nel cinema, ho fatto il padrino numero 2, facevo il padrino da piccolo con Coppola e ho avuto questa grandissima esperienza con i grandi del cinema, insomma, perciò alla fine poi girando il film poi bisognava doppiarsi ed è successo questo. Il ricordo più bello che hai di questo lavoro? Quando ti ho tirato la scarpa. Questo loro non lo sanno. Non lo sanno quando ti ho tirato la scarpa, perché è stato un momento così ludico, ma anche in modo anche per sdrammatizzare, perché quando ho capito che potevi fare il personaggio, quando ho capito che avevi la capacità attoriale di abbassare la voce e in qualche modo di essere a servizio del personaggio, senza retaggi, senza giudizi, perciò questo è stato molto molto salvifico. Grazie, lusingato. L'ultima richiesta, se puoi fare un saluto ai miei fan con la voce di Splinter di Tartarughe Ninja Caos Mutante. Ragazzi che siete fan di questo bisteccone, vi saluto tantissimo. Che caos, ragazzi, sono praticamente senza voce, ma mi hanno detto che sono stato abbastanza bravo. Ragazzi, vi aspetto tutti quanti al cinema dal 30 agosto. Tartarughe Ninja Caos Mutante. Dove siete stati? Scusa Splinter, avevano una pazza voglia di pizza, io ho detto siete pazzi. Spira! Sei un tappo di fogna. Frena la lingua. Vergogna, Mickey. Scusa, papo. Ehi, ragazzi, se non fossimo mostri rifiutati dalla società e potessimo fare quello che vogliamo, voi che fareste? Andrei al liceo. Avrei una fidanzatina. Illuso. La polizia è sconvolta dall'ondata di crimini commessi da Superfly. Nessuno l'ha visto in faccia. Perché? Perché chi l'ha fatto non può raccontarlo. Fico. No, non è fico. Un po' lo è. Ce la cici. Sconfiggiamo Superfly e tutti ci accetteranno. Ce la cici. Wow. Siete delle tartarughine ine. Esistono anche altri mutanti. Il mondo sarà dei mutanti. Non lo fermeremo. Proviamoci. Michelangelo, tu hai il cuore. Donatello, tu hai la saggezza. Raffaello, tu hai il coraggio. E Leonardo, l'onore. Insieme non c'è nulla che possa fermarvi. Cavolo!